18 opere rappresentative di uno spaccato di storia culturale italiana, allestite in uno spazio che viene restituito alla città. È stata inaugurata in Vicolo della Stella 14 a Cremona la mostra Oltrecorrente, Treccani e i suoi amici, che ha siglato la riapertura de Il Triangolo Galleria d'Arte, rinnovata nella gestione e nella sede. Ora il coordinamento è affidato a Leonardo Caldonazzo, studente del liceo classico Manin, appassionato d'arte, affiancato da Maria Rosa Ferrari Romanini, che dal 1979 ha diretto la galleria. Il restyling dei locali, invece, è stato curato dall'architetto Eugenio Bettinelli. Prima dell'inaugurazione ieri si è tenuto un evento al Teatro Filo, dove gli organizzatori hanno presentato ad un nutrito pubblico la rinnovata Il Triangolo Galleria d'Arte, concludendo in musica con un'esecuzione della violoncellista Silvia Chiesa. Poi il vernissage della mostra Oltrecorrente, Treccani e i suoi amici, che ha un legame con l'esposizione Il Regime dell'Arte, Premio Cremona 1939-1941, in corso presso il Museo Civico alla Ponzone. Il Movimento Corrente è nato negli stessi anni, nel 1938, a Milano, ad opera di Ernesto Treccani, figlio del famoso Treccani dall'enciclopedia, e aveva 18 anni e ha creato un giornale che si chiamava Corrente di Vita Giovanile, poi cambiato in Corrente eccetera eccetera, intorno al quale si erano riuniti artisti, poeti, letterati, personaggi del cinema. È stata proprio una riunione di cervelli che non accettavano le restrizioni del regime. E così è nata anche una corrente artistica della quale alcuni pittori figurano nella mostra de Il Triangolo Galleria d'Arte. Le opere in realtà non sono di quegli anni, ma proseguono la ricerca avviata all'epoca che volgeva lo sguardo all'estero. Ecco perché il titolo Oltrecorrente. La mostra è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 16.30 alle 19.30, fino al 25 novembre, con ingresso libero.